dei briganti al drappello dei Montesi, c'è un po' di diatriba, no? Chi dice che c'è un dietro prima, chi dice un dietro, è una questione di poche centinaia di metri, però dovrebbe essere quello il posto. Lì del nostro agriturno ne hanno cucinati due. Ah, proprio due? Due dei, diciamo, i parenti prossimi di quei due ci hanno venduto le proprietà. Ah, sì. Qui, qui. Un Gugliotti e un Mancini. Sulla, sul confine, eh? Sì. Due settimane fa c'è stato un incidente in terra, là pure là, addirittura con la prima da lì come caro un segnale. Noi non ci rendiamo conto di cosa potrebbe scrivere in una società ordinaria. Che mi scopri, dice però fuori. Ma dove la competizione? Diciamo l'esistenza della San Lupo, e poi dice questa è la famosa storia delle repubbliche di Letino e Gallo. Non so se ne avete sentito parlare, questa è una storia della ci fu insurrezione anarchica. Loro praticamente arrivano a San Lupo, si organizzano e decidono, piuttosto che far partire la rivolta da queste zone, dove erano abbastanza braccati perché comunque i piemontesi arrivavano facilmente qua, decidono di notte, partono, e c'è, tant'è che c'è il sentiero degli anarchici che parte da San Lupo, in tre giorni e tre notti arrivi a Letino, sul Matese. Arrivano a Letino e organizzano la rivolta là, vanno alla pesa pubblica, insomma attaccano le istituzioni, tolgono la pesa pubblica di mezzo, depongono il sindaco che c'era là all'epoca, non so storicamente, insomma organizza questa cosa, fanno questa rivoluzione e proclamano la Repubblica Anarchica di Letino. A Letino. A Letino. Madonna, che meraviglia. Ma è una cosa bella, insomma, interessante. La cosa simpatica è che fino a qualche anno fa i sanlupesi manco sapevano dell'esistenza di questa storia, se non gli anziani. Avevano paura di parlare pure, magari, no? È ancora più simpatica la cosa che quando L'hanno scoperto perché sono arrivati e l'hanno fatto 5 anni fa, hanno organizzato un convegno storico, professori giapponesi, americani, insomma da tutto il mondo sono arrivati là per studiare questa che era una storia famosa, questa delle uniche due repubbliche, perché poi Letino e Gallo, il paese di fianco. Letino e Gallo. Perché poi da Letino si spostarono a Gallo, pensavano di dover fare, avere uno scontro armato con questi, di Gallo, con i piemontesi che stavano a Gallo, invece era praticamente il paese stesso di Gallo, insomma c'è questa storia famosa del che sul campo di battaglia il prete stava davanti a tutti i gallesi, i letinesi dall'altra parte pensavano di doversi scontrare e invece poi si abbracciarono, questa è una leggenda, sai? Beh, potrebbe si abbracciarono, vabbè, potrebbe essere vero, raccontato dagli anziani. Diciamo è verosimile. Molto vero, sì. Le cose anarchiche era un po'. Comunque, Cafiere Malatesta organizza. Tentativi anarchici. Di dopo, quanto è il periodo? Proprio in questa zona. È in questa zona. No, quello, di quello sta parlando. Anzi, c'è un paese dove c'è una lapide. A Letino. Io insomma, l'ho vista una lapide. Che bellissimo. L'avevo andato a fotografare. Che bellissimo. Vabbè, erano che mandavano qui.
Qua pare che lungo questa strada sia avvenuto il famoso, alcuni dicono, famoso agguato dei briganti al drappello di Piemontana Valle Rizzi, piemontesi, e qui poi pare che siano stati catturati lungo la strada. Loro venivano per lungo la strada comunale e i briganti stavano nel bosco, insomma, gli hanno fatto l'agguato e pare che abbiano catturato qua. Questo è il posto che pare che qualche storico locale identifica come la zona certa. Gli anziani del posto dicono un altro 200 metri più sopra, dove andiamo adesso giù al fiume, pare che fosse più vicino al fiume. Il fiume qua, noi in distanza siamo a 300-400 metri dal fiume. Adesso ci arriviamo quasi vicino e lì parliamo di 300-400 metri di distanza. Mossa, si appiccicano su dove possa essere successa la cosa. Io credo più agli anziani. Il fiume per andare con gli avalli a far bene. Esattamente, avalli, poi è tutta una questione, poi io al posto di chi dovrebbe decidere, giusto per mettere una lapide, una cosa, un ricordo sull'episodio, farei velocemente, direi io qua o là è la stessa cosa, ma dimmi la parte. Insomma, perché mentre appiccicamo, insomma. Che è comunque un episodio importante, no, della storia. Beh, giusto, la verità sta nel mezzo. Al di là di dove è successo, poi su 300 metri di distanza decidiamo un posto, ma dimmi, no. Necessario che si metta questa festa là. Stiamo aspettando sempre che decida. Le istituzioni, e purtroppo le istituzioni sappiamo come funziona. Istituzione a che livello? Ma anche perché poi sempre attraverso il comune passano le cose, qui il comune sono abbastanza filo unità di tale, loro tutte queste cose, perché il timore poi di tutti i paesi dell'entroterra è sempre quello che taglia nei liberi, e quindi loro, per loro l'Italia è tutto. Poi il concetto poi è sempre questo, volgarmente questo. Loro qui potrebbero invece sfruttare l'episodio, certo. Io dico volgarmente turistico, certo. Capito? Storico, certo. Bravo, non ci riesco. Puoi venire. No, Enzo, questo è un attimo. No, ma io si scivola troppo. Ma qua puoi mettere la corsa, ti fermo io. No, ma Enzo. Grazie mille. Era proprio, si è arrivato a conoscere. E' mai guardato. E ci sono. Quando voi fossi sono. Ma pure con il bastone? Bello, guarda che acqua ci sta. Va bene, dai. Allora, chi vuole fare il bagno fa il bagno, no, ti ritorniamo là. Rispetto a Napoli, però comunque c'è.